La nostra terra, i nostri splendidi borghi, la nostra storia, le nostre arti ed i nostri antichi mestieri. Lavoriamo ogni giorno con impegno e passione per la crescita del nostro territorio e la conservazione dei nostri valori e delle nostre tradizioni. Banca di Credito Cooperativo di Monte Paone, da più di 30 anni, insieme a te. Rimangono imbattute sia San Luca che Vigor, visto che il match più importante della domenica tra le due compagini finisce 0-0. Ciò permette alla Vigor di non vedere allungare la capolista e alla stessa di mantenere ancora 3 punti di vantaggio sulla Regiomed, che si sbarazza facilmente 4-1 del Cotronei e domenica prossima farà visita proprio alla Vigor Lamezia. Si riavvicina il Sersale, che vince il proprio impegno casalingo con il Bocale, a segno ancora Russo, che però fallisce anche un penalty, e adesso è a meno 8 dalla vetta. Buon pari dell'Isola a Paola, punto che consente ai crotonesi di issarsi al 5° posto solitario in classifica, staccando la Morrone, che incappa in una giornata non proprio felice, perdendo a Reggio Calabria 3-1 contro il Gallico Catona. Ottima affermazione interna del Sambiase, che batte 3-0 il Trebisacce, tra gli altri doppietta del rientrante Perri, così come il Locri, che stiamo vedendo nelle immagini, liquida la pratica bovalinese e rialza la testa dopo le disavventure sportive e non delle ultime settimane. Vince infine lo Scalea in casa contro il Soriano per 1-0 e ciò consente all'11 tirrenico di tirarsi definitivamente fuori dalla lotta play-out.